arriva il professore Sporca, arriva. Intanto, buongiorno e benvenuti, sono qui i ragazzi, lo dico per le professoresse Plastina e D'Atri, delle terze e quarte del liceo scientifico, ma ovviamente la prima cosa da dire è dare il benvenuto alle illustri ospiti, e cioè la professoressa ambedue docenti di filosofia presso l'Università degli Studi della Calabria, che sono unica, la professoressa Annabella D'Atri, oltre all'incarico universitario e tante altre cose, come la professoressa Plastina, è presidente della sezione calabrese della Società Filosofica Italiana. Società Filosofica Italiana, tra l'altro, come sapete, che ha dato il patrocinio per questa iniziativa. Dopo il doveroso benvenuto alle due prestigiose ospiti, mi corre l'obbligo davvero di ringraziare intanto il professore Chironi, la professoressa Comica, Zupata, la professoressa Passari, la Morani oggi non c'è e non vorrei dimenticare qualcuno e fare gaffe, perché se la Summer School, la prima edizione della Summer School è riuscita a partire oggi, il merito è loro e vostro, loro nel senso che hanno accompagnato questo cammino, vostro perché il tentativo che noi abbiamo fatto, poi credo che qualcuno di voi lo spiegherà meglio, Teresa, il tentativo che noi abbiamo fatto è di non rassegnarci all'alternanza scuola-lavoro come pura tecnicalità, come si direbbe. Forse perché molti di noi, i vostri docenti sono docenti di filosofia, io sono, come sapete, di formazione filosofica, quindi insomma, diciamo un po' messi a riflettere su queste cose, alternanza scuola-lavoro per i licei, che diventa un po' scomplicato, perché per gli alberghieri ci sono i ristoranti, ci sono le pasticcerie, si sa dove andare, e i ragionieri li mandiamo negli studi commerciali, i geometri li mandiamo in giro a fare rilievi topografici, per gli studenti dei licei, tranne che fare come si è fatto con le scuole, cioè di fare industria con le magliette di McDonald's per distribuire pasti, cose che sembrerebbe quantomeno dei qualificanti per chiunque, ma in ogni caso non in linea con i vostri programmi di studio, ci siamo inventati queste cose. E cioè di farvi organizzare come sapete un evento culturale, però, e poi di concluderlo con un momento di riflessione, scegliendo un tema all'anno, che quest'anno è quasi in maniera obbligatoria scienza e filosofia tra 500 e 700, viste le caratteristiche del vostro indirizzo di studi e visto che queste caratteristiche ci danno la possibilità di far dialogare, la professoressa D'Atri poco fa diceva di amare molto le contaminazioni, questa è una contaminazione naturale, insomma scontata, ovvia, però insomma, pur sempre una mezza contaminazione, e quindi di far dialogare discipline e sapere diversi. Come sapete abbiamo aperto questi incontri con Francesco Barretta, vostro ex collega di questa scuola che ora lavora al Museo Galilei di Firenze, studia Keplero, sta lavorando sul codice atlantico di Leonardo, insomma sta facendo tante cose belle e importanti, e la concluderemo in questi tre giorni con l'intervento oggi di salute della professoressa D'Atri, l'intervento della professoressa Plastica e poi nei giorni a venire con il professore Barni dell'Università, una figura insomma di medico umanista come credo avrete modo di vedere, e con la dottoressa Messiano del Planetario di Reggio Calabria presso il quale l'anno scorso abbiamo anche fatto lo stato, ecco il senso dell'iniziativa, e questo io non voglio ovviamente assolutamente rubare spazio né alle illustri relatrici né a voi se ci sono gli interventi da fare.
anche loro, quindi mi taccio come si dice e chiedo alla professoressa D'Altri e poi prego, professoressa D'Altri. Innanzitutto volevo una questione organizzativa, mi dicono che tenete molto alla ricreazione. Ma no, possiamo decidere quando vogliamo farlo, però così, cioè forse... No, per evitare, come sopra c'è il piano dello scuolo, per evitare magari che il rumore che fanno gli scuoli... Sì, perché se no non vorrei rubare molto tempo, perché subito dopo poi devi parlare di... No, ma io un minuto, quindi quello spazio... Innanzitutto volevo dirvi che credo noi siamo qui perché ci siamo conosciuti già, l'altra volta, le altre volte in cui io ho incontrato questa scuola è sempre stata la vostra scuola che ha partecipato alle nostre iniziative. Una volta c'è stata una mancata partecipazione causa neve, è vero, e io mi rifaccio a quel momento di mancata partecipazione. Ma poi mi dispiace perché è stata un'occasione fantastica di presenza della nostra compianta amica, collega e illustrissima, perché illustre è già un superlativo, ma illustrissima amica Germana Ernst, che volle fortemente, e devo dire che trovò in me un'alleata, diffondere la conoscenza del pensiero di Campanella fra gli studenti calabresi. Era il suo sogno. Purtroppo io vado ripetendo sempre cosa succede, che quando si avvera il suo sogno, lei improvvisamente si ammala e non ha potuto mai partecipare alle fasi finali di premiazione. Ma devo dire, poi siete venuti invece una seconda volta, quando purtroppo era già venuto a mancare in Germania, avete conosciuto, io dico avete, quelli che c'erano insomma, ma come scuola, tra l'altro io mi sono anche permessa, volendo io come insegnante, mi sono anche permessa di farvi uno scherzo, da nonna mi piace anche un po' giocare con voi, nonostante il momento molto... Il momento di commozione per il ricordo di Germano, che vi assicuro disse ai suoi figlioli la cosa più bella che ho fatto negli ultimi tempi, tutta la mia carriera accademica è stata una cosa importante, ma la cosa più bella che ho fatto è stato questo contatto con i ragazzi calabresi e sul pensiero di Campanella. E allora io mi ricordo che abbiamo premiato tutti in ordine inverso di merito e voi eravate in prima fila senza premi, me ne stava cantando molto. Premessa, eravamo partiti con i mezzi pubblici, quindi ci eravamo alzati alle 5 del mattino. E forse più comodi delle strade. Due cambi di pullman di corriere. Ci abbiamo fatto l'avventura. Perfetto. E invece poi devo dire, io Germana aveva avuto la possibilità di vedere, ha fatto in tempo a vedere tutti i lavori e lei era entusiasta. Noi dicevamo, Germana, la graduatoria però ci vuole, non possiamo mettere tutti insieme. Quindi no, questo per dirvi che questa scuola quindi ha avuto la fortuna di avere come presidente di commissione il premio Campanella, che avete vinto come premio speciale rispetto a tutte le altre sezioni, la professoressa Germana Ernst, che ovviamente sarebbe stata qui al posto nostro assieme a noi sicuramente, e così l'avreste conosciuta anche voi che eravate ancora piccoli e non avete partecipato alla nostra iniziativa nell'Università della Calabria.
Allora, io siccome devo portare i saluti della SPI, innanzitutto io sono in scadenza, la carica di presidente di questa associazione è elettiva, adesso è stato eletto il direttivo. Il direttivo a sua volta, lei fa parte del direttivo, faccio parte del direttivo, e adesso il direttivo provvederà alle nuove elezioni, quindi ci sono cariche in scadenza. Ma vi voglio soltanto dire che cos'è la società filosofica. Mentre noi siamo qui, noi abbiamo mandato ovviamente anche al sito nazionale questa nostra iniziativa e contemporaneamente dal sito nazionale ci è arrivato un invito a un convegno sull'insegnamento della filosofia all'Università Cattolica di Milano il giorno 15 sull'insegnamento della filosofia nell'università. Ma un'altra coincidenza alla quale vi voglio riferire dal momento che l'altra volta non ero presente è che contemporaneamente l'Università Cattolica attraverso la sua docente di filosofia medievale ha avviato un percorso di filosofi for children in una scuola elementare di Milano. E l'iniziativa è andata così bene e che mi dicono che procederà e si estenderà. Quindi lancio questa idea, tramite i nostri contatti della SPI milanese, eccetera, possiamo creare qualche gemellaggio con questa iniziativa anche di Milano. Perché la bellezza, devo dire, della filosofia in generale, come diceva il vostro dirigente scolastico preside, non so mai come chiamarlo, come vogliamo, diciamo professor Ciara, che mi piace. Allora, la contaminazione, io sono mi occupo di queste cose, sono molto criticata, devo dirvi. Sono molto criticata da parte di alcuni dei miei colleghi universitari perché esiste questa, tra virgolette, spocchia dell'accademico che è restio alla contaminazione con gli altri saperi perché per definizione può parlare soltanto di ciò di cui è assolutamente specialista e non si preoccupa molto del momento divulgativo. Non solo, ma quando facciamo i concorsi poi le opere, se sono dichiarate divulgative, non servono per essere valutati per la nostra carriera universitaria. Devo dire che di recente, per mia fortuna, la buona scuola, le riforme dell'università hanno molti aspetti negativi, ma se fra cui questa dell'alternanza scuola-lavoro va inventarsi. Però se ci sono elementi positivi possiamo anche valutare. E nella riforma universitaria si è inserito molto questo discorso della terza missione dell'università, cioè la prima missione che è la ricerca, la seconda che è la didattica, perché si comunica ciò che si sa, non ciò che non si sa, io dico sempre prima la ricerca, poi la didattica, ma la terza missione è, io posso dire in maniera generale, contaminazione col territorio. In realtà il termine preciso non è questo, e immediatamente questa terza missione è stata ritenuta compito esclusivo delle materie tecnico-scientifiche ed è stata interpretata in un primo momento con numero di brevetti, numero di consulenze con le imprese del territorio, cioè la ricaduta in termini di economico-produttivi delle conoscenze che produce la prima missione, cioè la ricerca. E appena è nata questa questione io ho consultato i miei colleghi, ho cercato di capire, dico ma noi che dobbiamo fare come terza missione? Viene esclusa una terza missione delle materie umanistiche. Allora poi hanno inserito la funzione dei musei, l'importanza dei musei, che quindi sono momento di diffusione delle conoscenze, eccetera, eccetera. Finalmente,
hanno inserito di recente in una serie di fatti che noi mandiamo al Ministero e gli sposteranno, hanno inserito una risposta che finalmente mi rende felice, cioè hanno parlato di formazione. Cioè la terza missione per tutti noi che ci occupiamo di materia umanistica è la formazione, cioè la diffusione, e quindi la divulgazione. Non possiamo rimanere chiusi nelle nostre università. Ed è per questo motivo anche che faticosamente la società filosofica è diventata un po' itinerante. Io dico faticosamente, lo dico sempre ai miei colleghi delle altre sezioni italiane, dico: ma voi siete comodi, cari miei, avete la sezione milanese, a Milano si prende l'autobus in 3 minuti e si arriva alla presenza, o la metropolitana, è la città più collegata d'Italia. A Napoli sì, caotico quello che volete, però è Napoli, siamo l'unica sezione universitaria calabrese. Io rivendico sempre questa nostra caratteristica. E poi devo anche dire che è sempre difficile convincere i colleghi docenti di liceo ad iscriversi alla società filosofica, anche i nostri non sono iscritti. E io dico, rispetto ad altre realtà italiane, che uno dei motivi per cui i miei calabresi non si iscrivono è perché tanto noi non facciamo differenza fra il docente iscritto e il docente non iscritto. È evidente che se noi ci preoccupiamo di diffondere il sapere filosofico a tutti i livelli, perché un pizzico di filosofia, cioè a tutti i livelli, lo posso ben dire perché voi avete avviato questo percorso di Philosophy for Children, quindi se questa è la mia missione, non è che distingo chi ha la testa, non è che siamo come i partiti, che non è che distinguiamo chi ha la testa e chi non ce l'ha. Certo, fatto questa battuta per dire che poi dall'alto mi dicono: ma quanti iscritti siete? Fate tante cose e voi siete così pochi. E dico: perché siamo calabresi, e purtroppo noi siamo abituati alle difficoltà. Tutto ciò che negli altri posti d'Italia e del mondo si riesce a fare in 2 ore, e noi sappiamo che dobbiamo farlo in 4 ore, a partire dall'accesso alle strutture, eccetera. Allora, detto tutto questo, viva la filosofia, dovrei presentare Sandra Plastina, ma credo che l'avete già fatto voi, eccetera. Io ovviamente aggiungo semplicemente il fatto che aggiungo gli elementi personali, perché è evidente che anche la filosofia è sempre la filosofia di una personalità che ha vissuto la sua vita. Anzi, io sottolineo sempre una frase di un filosofo che io amo, che adoro, che si chiama Cassirer, che è mio perdiamo, e che dice che c'è un rapporto fra la forma di vita e la forma del pensiero che esprimiamo. Allora, per questo motivo io voglio presentare a mio modo la collega e l'amica Sandra, mettendo in relazione proprio la forma di vita con la forma di pensiero. I meriti scientifici appunto li avete scoperti da soli. Io devo dirvi che sono abbastanza più anziana di lei, quindi la ricordo già come studentessa universitaria della nostra Università della Calabria. E poi la sua scoperta fondamentale è stato il mondo sicuramente del Rinascimento e dell'età moderna, ma dal punto di vista della sua vita ha avuto 2 incontri importantissimi. Il primo è con Germana Hess, che era non soltanto generosa come studiosa, ma lo sappiamo, era generosissima come maestra, non avrebbe mai accettato di definirsi maestra perché si riteneva amica. Ci sono altri allievi di Germana che lo possono confermare, però aveva quelle qualità che oggi è rarissimo trovare: la generosità nei confronti degli allievi, che vuol dire rinunciare al proprio tempo anche per discutere
discutere fino in fondo su un tema, su un concetto, su un progetto. E oggi è difficilissimo che i docenti abbiano questa disponibilità di tempo, di fatica, di energie. A questo proposito ricordo che quando voi non siete riusciti ad arrivare alla lezione di Germania a Calzaneve, poi avete avuto però uno scambio epistolare, avete potuto mandare la sua fitto scambio epistolare, una serie di mail con osservazioni puntuali a tutte le domande che avevamo fatto. Ragazzi, ci ha risposto domanda per domanda con osservazioni specifiche. E credo che forse non avreste vinto senza quelle risposte di Germania, sicuramente che hanno iniziato in una certa direzione. E quindi non voglio, quindi questo è stato un incontro. Poi Sandra ha avuto anche la fortuna di avere una vita privata insieme a uno studioso di altissimo livello. Purtroppo sto parlando di persone, ma questi due incontri hanno determinato anche la passione, che senza passione non andiamo da nessuna parte, la passione che Sandra mette nel suo studio, che adesso si è più indirizzato verso la ma non so se va bene dire valorizzazione delle figure femminili nella storia del pensiero. Adesso io mi ho annoiato abbastanza, vediamo cosa deve dire il vostro professore. Innanzitutto la prima parola che mi viene da dire è grazie. Grazie al dirigente e grazie alle nostre illustri relatrici e grazie a voi e a tutti i colleghi che sono qua. Perché oggettivamente non è stato semplice organizzare questa manifestazione e tutto l'evento, anche per una serie di motivi strutturali, perché i ragazzi si sono dovuti impegnare durante le sette ore. Quindi dopo giornate già cariche di lavoro e di studio abbiamo dovuto vincere anche un po' giustamente di resistenze, però soprattutto per alcuni di loro in particolare è stato un momento formativo. Io la cosa più bella che mi sento di dire e soprattutto che voglio condividere con gli studenti: sfruttate davvero la giornata di oggi, perché la faremo in modo seminariale e laboratoriale, ora vi spiegherò, perché non avete idea davvero di che cosa significhi il mondo accademico ufficiale e di quanta distanza invece pone con il mondo delle scuole. Cioè avete due docenti universitari di valore internazionale, le cui ricerche sono appunto oggettive e hanno un curriculum molto importante, venire a parlare con voi, offrire il loro sapere in un modo informale, una grande disponibilità, è veramente un'occasione che quando andrete all'università capirete cosa significa oggi. Io ho studiato all'Università Cattolica di Milano, quindi ben venga davvero anche questa ulteriore contaminazione. E la verità è che non tutti i docenti, anzi la maggior parte dei docenti, avevano un rapporto con gli studenti accademici, cioè c'era l'orario di ricevimento del dipartimento per poter magari andare a discutere, ma questa disponibilità e facilità al dialogo così immediato è veramente di poche persone, per cui davvero sfruttata. E poi vedere la professoressa con gli occhi che brillano dopo anni mi incoraggio davvero, perché il sapere, la voglia di sempre di andare avanti, io vi ripeto sempre, o Socrate, una vita senza ricerche non è degna di essere vissuta, o sapere aude, perché se siamo qua è perché vogliamo mettere insieme il sapere, altrimenti non diventa un patrimonio acquisito. Qui non si tratta di conoscenze. E la cosa importante è che abbiamo la possibilità, attraverso la professoressa Plastina, di poter accedere al Rinascimento, che dal punto di vista filosofico è un periodo in realtà così straordinariamente ricco e che è un orgoglio italiano, che proprio per quanto riguarda la filosofia della scienza, la storia della scienza,
è sempre stato messo un po' in secondo piano da una tradizione anglosassone che invece lega le ragioni dello sviluppo della scienza più all'empirismo, più a tutta una serie di questioni, un po' bypassando i nostri naturalisti. Quindi ecco, abbiamo anche questa occasione culturale preziosa di scoprire le radici italiane di un percorso sulla innovazione della natura, altrimenti lo stesso Galileo non si capirebbe, cioè non è che è nato nel vuoto, c'è un contesto, c'è una ricchezza. E la professoressa Plastina è stata anche lei molto generosa anche nei messaggi che ci siamo scambiati. Mi ricordo un giorno che era in America alla conferenza, mi ha risposto dall'America a Chicago, perché è membro della Società Americana del Rinascimento. Ciao, veramente possiamo fregiarci di un'esperienza internazionale. Allora, come faremo? Ora vorrei cedere un minuto la parola a Teresa Battoni, la nostra alunna, perché spiegherà soprattutto ai ragazzi di terza che cosa è stata... No, la facciamo venire qui e poi lasciamo la parola alla professoressa Plastina per una brevissima introduzione. Facciamo la ritrazione e il laboratorio di lettura dei testi lo iniziamo alle 11. Così. Va bene. Allora, per la prima volta noi abbiamo svolto l'alternanza del liceo proponendo e preparando un progetto degli eventi culturali che prende il nome di Summer School. Noi sotto la supervisione dei docenti tutor e del professore Peloni abbiamo potuto seguire tutte le fasi dell'alternanza e delle varie organizzazioni. Per noi tutto ciò non è stato molto semplice, in quanto non avevamo mai avuto a che fare con determinate cose, quindi non ci eravamo mai approcciati a queste cose, per cui ci siamo dovuti anche coordinare tra di noi ed è stato molto impegnativo. Però alla fine abbiamo imparato a scrivere delle richieste di patrocinio, abbiamo imparato a richiedere gli abstract degli interventi, abbiamo imparato anche a scrivere le biografie degli autori e abbiamo imparato ad organizzare, a strutturare una brochure, una locandina dell'evento e adesso siamo qui pronti a partire con la Summer School. La parola alla nostra relatrice. Innanzitutto grazie a professor Ceravolo, al professor Peloni e ai colleghi delle parole gentilissime, troppo eccessivamente gentili, e io sono molto contenta invece di collaborare con voi in particolare e con i colleghi dei licei tutti, perché altrimenti la filosofia che insegniamo all'università rimarrebbe qualcosa di veramente avulso, e poi non è questa la vocazione della filosofia. A maggior ragione se parliamo di filosofia del Rinascimento, se parliamo di filosofia, diciamo, della premodernità e appunto quella che noi collochiamo tra l'umanesimo e la filosofia, diciamo, cartesiana. Perché? Perché i filosofi di cui poi oggi parleremo, Tiresio, Campanella in particolare, che ci stanno a cuore perché sono calabresi, e quindi in particolare quello che diceva il collega, il fatto di valorizzare il naturalismo, l'apporto filosofico al pensiero occidentale che i nostri corregionali hanno dato, quindi a partire proprio dalle vicende biografiche di questi autori, Tiresio e Campanella, ci rendiamo conto che erano filosofi molto ben inseriti, che appartenevano profondamente alla realtà territoriale, non solo culturale, della Calabria. Però non si potrebbe capire Telesio se non si conoscesse la storia della Calabria dell'epoca e l'attaccamento di Telesio alla Calabria, a Cosenza in particolare, perché lui è nato a Cosenza.
il fatto che è stato così promotore, no, di cultura attraverso l'Accademia. Quindi sono figure così, una volta si diceva organiche, non organiche al potere o alla politica, organiche al posto in cui nacquero entrambi. E non si comprende il Rinascimento e soprattutto questa età così ricca dal punto di vista artistico, non c'è bisogno che ve lo dica, lo sapete benissimo, da tutti i punti di vista, se non si colgono i nessi con la storia e la geografia. La storia e la geografia sono fondamentali per capire la filosofia. Quindi io vi sto parlando di un modo di fare di filosofia, che come direbbe Annabella, la professoressa D'Atri, è contaminato, ma non potrebbe essere così. La filosofia non l'avete mai vista camminare per strada astrattamente. La filosofia è il pensiero sul vissuto, fortemente, no, caratterizzato storicamente. Allora, che cosa diremo oggi di Telesio e di Campanella? Innanzitutto, come diceva il collega, si farà, diciamo, instauriamo una relazione vivace e dialettica sulla base di alcuni testi che noi abbiamo preparato con il dottor Bitonti, che si è laureato con me all'Università della Calabria, si prepara per un dottorato e si è laureato e ha lavorato su Campanella, sul concetto di natura. Abbiamo preparato dei testi da leggere insieme, sono brani scelti dall'opera di Telesio e di Campanella, abbiamo selezionato un percorso incentrato appunto sulla natura per cercare di chiarire a noi stessi che cosa intendevano per natura e che cos'è il naturalismo, perché se noi siamo, noi, dico calabresi, se siamo noti al di là, diciamo, dei confini nazionali, appunto negli Stati Uniti piuttosto che in altri contesti europei, nel Rinascimento siamo appunto il naturalismo meridionale, no? Che cos'è questo benedetto naturalismo meridionale? Che tipo di declinazione ha il concetto di natura in Telesio e in Campanella? Allora, sono autori complessi, nonostante siano autori famosi, no? Allora, Telesio è famosissimo perché Bacone lo considera il primo degli uomini nuovi e il De rerum natura è un'opera difficile, un'opera complicata, stratificata, prospettica, iscritta in un latino arduo, che però è stato tradotto meritoriamente dal professor Luigi De Franco e ha avuto poi altre edizioni, anche di stampe anastatiche. Però è un'opera che ha segnato un percorso ben preciso dell'Europa dell'epoca, tant'è che ha unito e diviso, cioè erano molti i detrattori di Telesio e anche molti sospetti sul modo in cui Telesio concepiva la natura e le relazioni appunto uomo-natura, e d'altra parte anche molti consensi, perché intorno a Telesio, come sappiamo, si riunirono una serie di intellettuali, studiosi, seguaci di Telesio, quindi i telesiani, che avevano costituito dagli anni 70 agli anni 80 una vera scuola filosofica, e quando scrivevano fra loro si in qualche modo definivano come esponenti di questa filosofia nostra, nuovissima, ma nostra, cioè, quindi si identificavano in un gruppo che in qualche modo condivideva delle idee. E ora cercheremo, leggendo, di capire quali erano queste idee nuove di Telesio, perché non bisogna mai dimenticare che il contesto in cui Telesio vive non è un contesto accademico. Telesio non è un professore di università. Telesio è un libero, quello che diremmo noi, un freelance, un libero pensatore, era un nobile cosentino, aveva chiaramente una posizione sociale ed economica che gli permetteva di studiare, di coltivare i suoi interessi, ma non fu mai un accademico. Telesio, tra l'altro, girò l'Italia, sappiamo che frequentò Padova, non sappiamo moltissimo su questo periodo, ma sappiamo che ebbe un rapporto molto intenso con suo zio, Antonio Telesio, importante perché un umanista di rilievo, un grande conoscitore della lingua latina e poeta e umanista. E Telesio si abbeverò, diciamo, alla cultura anche dello zio. A Padova fu una tappa fondamentale della formazione culturale di Telesio e qui diciamo, è un aspetto che arricchisce e complica, perché Telesio è ricordato come un filosofo nuovo che si allontana dagli schemi della filosofia aristotelica, ma a Padova noi sappiamo che si insegnava la filosofia di Aristotele. Padova è una delle università più famose esistenti, dove appunto gli studiosi, gli accademici approfondivano e studiavano la filosofia di Aristotele, cioè il curriculum studiorum era improntato sulla filosofia di Aristotele.
ed era in qualche modo preliminare all'accesso di questi poi studiosi, per esempio, alla facoltà di medicina. Quindi la filosofia era preliminare alla medicina, allo studio della medicina, mentre per esempio Parigi lo studio della filosofia era preliminare allo studio della teologia. Quindi il contesto scientifico italiano era molto vivace e molto ricco. Però la cosa interessante è che Telesio, pur poi prendendo gli standard da Aristotele, lo sappiamo, Aristotele lo conosceva benissimo. Cioè, non bisogna, diciamo, semplificare dicendo c'è una reazione anti-aristotelica, quindi si butta via Aristotele con tutto. Aristotele è un genio, un filosofo, uno spessore inaudito, tra l'altro un filosofo che aveva scritto su tutto lo scibile, no? La capacità di scrivere dalla metafisica, dalla biologia, dalla meteorologia, alla politica, eccetera. E molto non c'è arrivato. E molto non c'è arrivato. Quindi con... io dico, è solo che punti abbiamo. Alcuni, però abbiamo molte opere che non ci sono arrivate. E la conoscenza di Aristotele era preliminare naturalmente non solo al progredire degli studi, ma anche eventualmente a costruire sistemi filosofici contrari, che in qualche modo prendiamo le distanze da Aristotele. Quindi bisognava assolutamente studiare Aristotele. E a Padova Telesio approfondì le sue conoscenze di Aristotele con molta prudenza, perché il tratto umano di Telesio, che è importante anche capire che uomini erano questi filosofi, appunto, perché la filosofia non è qualcosa che sta così tra cielo e terra, sta molto sulla terra. Che uomo era Telesio? Telesio era, appunto, un nobile cosentino con un'attitudine di prudenza, perché viveva in un periodo di profonda crisi, religiosa, un momento storico importante, questo della fine del Cinquecento, appunto, modelli filosofici, sistemi filosofici che stavano tramontando, un avvio, no, di nuovo discorso sulla scienza, ma c'era stata la riforma protestante, c'era un'Europa anche dilaniata, difficile dal punto di vista intellettuale e politico. Telesio con prudenza comincia a scrivere la sua opera, che è l'opera, è l'autore di un'unica opera. Certo, ha scritto anche gli opuscoli filosofici, però rispetto alla ingente voluminosità di questa del De rerum natura, di questa propria principia, poi alla fine in 9 libri, cioè ci rendiamo conto che lui comincia a scrivere prima in 2 libri, poi ci ripensa e cerca di sviluppare ulteriormente, quindi è l'autore di un'unica opera, quindi immaginiamo che tipo di lavoro c'è dietro, e leggendo insieme un po' di testi verrà fuori che tipo di attitudine aveva Telesio nei confronti della scrittura filosofica dell'aristotelismo e anche dei suoi interlocutori universitari. Lui che accademico non era. Stesso discorso per Campanella, cioè è una continuità, cioè il famosissimo episodio in cui alla morte di Telesio Campanella, che aveva letto l'opera telesiana, appassionato, giunge a Cosenza e lo trova appunto la salma esposta al Duomo di Cosenza, e lì lui rende omaggio a Telesio scrivendo appunto un sonetto in lode di Telesio, in qualche modo prendendo come un testimone, cioè è il prosecutore sotto certi aspetti della filosofia telesiana, Campanella. Ma Campanella è anche molto di più. Perché molto di più? Perché se Telesio, sappiamo che nella sua opera tratta una serie di problemi, negli opuscoli anche una serie di questioni scientifiche, più prettamente scientifiche, non ha mai affrontato, per esempio, direttamente il problema politico, di costituzione politica, di riforma dello Stato, mentre sappiamo tutti universalmente che Campanella è l'autore strafamoso della Città del Sole, e non solo, Campanella è autore della monarchia di Francia, della monarchia di Spagna, di opere sull'antitrinitarismo, sugli antiveneti, cioè Campanella ha, diciamo, un'ampiezza di riferimenti nelle opere filosofici che lascia veramente senza fiato se si pensa che subì una lunghissima prigionia per vicende legate appunto alla partecipazione nel 1599, partecipazione al fatto di essere stato ispiratore di una congiura nel Regno delle Sicilie contro il dominio spagnolo. E naturalmente poi per tutta una serie di vicende fu catturato, ritenuto responsabile, rinchiuso nelle segrete
e passò 26 anni in carcere, quindi la maggior parte delle opere, anche questo è un tratto umano importante. E mi ricordo che Germana era studiata, che agganciava a Germana, che non era calabrese, dal cognome si può anche vincere, lei era di origine austriaca con una nonna siciliana e milanese, nata a Milano, ma innamorata della Calabria, dei calabresi grazie a Campanella. Perché diceva: che uomo straordinario, pensa a te, che tembra, che fibra, non l'ha battuto niente, non l'ha battuto l'inquisizione, non l'ha battuto il carcere, le torture fisiche e morali, è riuscita a scrivere, a resistere, questi sono i calabresi. Allora, l'invito, non so, a riflettere sulla quanto tetragono, no, quanto forte sia stata la personalità di Campanella, ci può essere un po', insomma, di stimolo, no? Di esempio, in un'epoca in cui, insomma, gli esempi veramente resistenti non ne abbiamo. E allora, mi fa piacere chiudere questa parentesi breve, così abbiamo poi il tempo di distribuire i nostri testi e di leggerli insieme, e dal vivo del testo, cioè dalla lettura del testo, facendo parlare gli autori, raccontare qualcosa appunto della loro vicenda biografica e filosofica. Scusate, se ho un minuto prima della riunione, sì, sì, volevo, io sono, scusatemi, volevo dire una cosa a proposito di questa alternanza, no? Perché io faccio parte di un dipartimento non di filosofia, ma insieme ai pedagogisti. Allora, i pedagogisti, io scherzo sempre. Ragazzi. Scusate, lo so, vi aspettavate le persone, vi mando su. No, ma mancano 5 minuti se vogliamo essere precisi. Allora, la pedagogia, per fortuna voi non sapete che cos'è, nel senso che dovrebbe essere la scienza di come si insegna. Allora, io spesso con loro mi scopro, dialetticamente interveniamo, perché dico: non si può insegnare ciò che non si sa, appunto. Mentre i pedagogisti dicono: no, ma bisogna conoscere, c'è tutto un problema di metodologia. Ebbene, di recente, l'argomento che è di moda, che loro poi sono delle mode, hanno inventato loro le mappe progettuali, che secondo me sono state una rovina della scuola. Io mi trovavo da presidente di commissione, adesso non lo faccio più perché noi all'università non siamo chiamati, ed era un momento invece di contatto importante con la scuola. Mi presentavano queste mappe progettuali dicendo nome e cognome di autori. Dico, allora, io subito, ma questo è un autore, è un concetto. Un essere umano è un concetto, e tutti sbiancati. Adesso non ne parlano più di molto concettuale. Adesso va la didattica per competenze. È vero? E anche noi stiamo subendo il corso di didattica per competenze. Vi do una bella notizia. Filosofi e quant'altro, potremo, adesso poi ne parlo con i dirigenti, potremmo come SPI organizzare anche l'aggiornamento di conosciuto, eccetera, eccetera, così ci liberiamo, cioè, un po' di pedagogia, però possiamo fare anche, cioè, queste cose le possiamo far valere con. Allora, le competenze, che è un'altra cosa. Prima io non capivo la differenza tra capacità e competenze, adesso inizio a capirla. E allora la cosa mi viene in mente, perché come ti chiami la ragazza che ha parlato cara Teresa, tu secondo me mi hai fatto ulteriormente capire bene che cosa sono queste competenze. Cioè, tu hai detto: prima non lo sapevamo fare, adesso lo so fare. Cioè, hai istintivamente elencato tutte le cose, cioè le competenze che hai acquisito. Non sapevo fare la brochure, non sapevo fare questo, non sapevo fare quello, e adesso vado a fare. Quindi io credo che, al di là della fantasia che solo i filosofi possono avere, la creatività, l'immaginazione, secondo me non è vero che
che voi siete eretici nell'interpretazione dell'alternanza scuola-lavoro, perché è questo lo spirito, è quello di sviluppare competenze alla luce però di conoscenze che solo la teoria può dare. Perché è così, basta, adesso suona la campanella, lo suono io. Adesso possiamo riprendere.